www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Coach Factor. Per molti allenatori ormai è iniziata la nuova stagione sportiva e allo stesso modo anche noi di Coach Factor, dopo esserci concentrati nei mesi estivi sull'uscita di allenatore vincente, siamo ripartiti con la terza stagione del nostro podcast. Come vi abbiamo già anticipato, abbiamo nuovi progetti in cantiere e presto ve li sveleremo. Nel frattempo, come in passato, cercheremo di proporvi contenuti di qualità, non solo legati agli aspetti tecnici del nostro lavoro, ma spaziando anche in altri ambiti. E la puntata di oggi è un esempio di questi. Nell'ideare questo nuovo episodio abbiamo pensato a quanto siano importanti le parole che utilizziamo con i nostri giocatori. Puoi avere tutte le conoscenze possibili, ma se non sei in grado di comunicarle nel modo adeguato, probabilmente non riuscirai mai a trasferirle ai tuoi atleti. Ecco perché abbiamo pensato di invitare uno dei massimi esponenti in assoluto nel campo dell'intelligenza linguistica applicata al business, ossia Paolo Borzacchiello. Paolo Borzacchiello, in oltre 15 anni di carriera, ha formato decine di migliaia di manager, di professionisti, di imprenditori di tutto il mondo, ha collaborato con centinaia di aziende leader nel loro settore e ha scritto numerosi libri, alcuni dei quali con una tecnica di ingegneria linguistica che è in grado addirittura di realizzare dei cambiamenti comportamentali nel lettore. Le sue aree di focus sono molteplici e spaziano dalla consulenza strategica integrata all'intelligenza linguistica, dal public speaking all'utilizzo efficace del linguaggio non verbale. E inoltre Borzacchiello è il creatore della Human Connections Engineering, che è la disciplina che studia il modo in cui gli esseri umani comunicano, pensano e interagiscono tra loro. Crediamo che sia sufficiente questa breve introduzione per capire perché Paolo Borzacchiello sia l'ospite migliore che potevamo scegliere per farci raccontare e spiegare quali siano le parole giuste da usare con i nostri giocatori. Insomma, come vi abbiamo abituato a Coach Factor, ancora una volta una puntata secondo noi imperdibile. Buon ascolto a tutti. Ciao Paolo, buongiorno e benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, all'interno del mondo sportivo un aspetto fondamentale è quello della comunicazione. Noi dobbiamo comunicare con i media, dobbiamo comunicare con il nostro club, ma dobbiamo comunicare principalmente con i nostri atleti, con i nostri giocatori, le nostre giocatrici, e lo dobbiamo fare molte volte in situazioni di grande stress. A livello mio, io faccio questo a livello professionistico, alleno all'estero e disputo competizioni internazionali. Ciro gestisce atlete giovani, grandi promesse, e quindi ha a che fare anche molto con le famiglie. Quindi tutto il mondo che riguarda la comunicazione per noi è fondamentale. Abbiamo proprio la gioia con te magari di condividere tutta una serie di strumenti, parole, frasi, atteggiamenti che ci possano permettere di sostenere una comunicazione efficace. Ammesso che una comunicazione efficace si appoggia sull'ingaggio del cervello rettile, sulla seduzione del limbico e sul tentativo di lavorare con la neocorteccia, noi vorremmo portare questi concetti, che per noi chiaramente sono parzialmente teorici, all'interno del mondo pratico. Per esempio, per noi un momento molto importante, durante la gara, con la richiesta di un tempo appunto di sospensione, dobbiamo comunicare con i nostri giocatori. Vorremmo capire se ci sono delle parole, dei modi, una sequenza di parole, delle frasi, dei silenzi che ci possano aiutare a trasmettere meglio il nostro pensiero ai nostri giocatori. Ci sono sicuramente tantissime cose da dire al riguardo. Tu hai parlato, fra l'altro, di ingaggio al cervello rettile, che è ovviamente la cosa più importante, proprio perché quando, soprattutto in momenti di stress, le persone ricercano una guida sicura, una guida che dia loro delle indicazioni, una guida di cui fidarsi, chiaramente tutto ce lo giochiamo, uso la metafora sportiva, in davvero a volte poche parole, in pochissimi secondi, proprio attraverso questa tecnica che è l'ingaggio al cervello rettile. Come funziona brevemente il cervello rettile? È la parte di cervello, è una distinzione didattica, perché in realtà poi il cervello è un po' più complicato di così. In ogni caso, è la parte che distinto decide se fidarsi o meno, ed è la parte che processa le informazioni in modo molto molto veloce, quindi
come correttamente hai anticipato, va gestita bene, soprattutto nei momenti di stress. Alcune regole, ad esempio, sono quelle che riguardano l'uso dei tempi e dei modi verbali. Quindi il cervello rettile, per esempio, è molto suggestionato da indicativo e imperativo al tempo presente. Quindi niente congiuntivi, niente condizionali. Un linguaggio che sia sempre volto al presente, anche quando, ad esempio, si parla di cose future. Quindi domani andiamo, fra mezz'ora fai. Quindi, perché questo modo di parlare favorisce per l'appunto l'ingaggio. Frasi anche molto brevi, quindi è importante riuscire a condensare il proprio pensiero in frasi molto brevi, perché il cervello rettile, attraverso un processo che si chiama di chunk and pass, ascolta soltanto pochissime parole e da quelle si forma poi il senso compiuto della frase. Quindi è essenziale evitare i giri di parole, evitare le perifrasi e dare comandi molto precisi, molto secchi e diretti affinché il messaggio sia chiaro. Cosa che sembra semplice, ma poi in realtà subentra sempre la necessità dell'essere umano di riempire i silenzi, di aggiungere pezzi, di argomentare. Insomma, il segreto qui è parlare di meno, fare pause e utilizzare, tra le altre cose, appunto, i verbi e le parole e i modi di tempi verbali nel modo corretto. Parlavo di verbi, togliete matematicamente proviamo, cerchiamo. Io sento persone che esortano gli altri con adesso cerchiamo di fare questo, cerchiamo di fare quest'altro, proviamo a fare quest'altro. Sono tutti verbi che dal punto di vista semantico producono una inibizione dei comportamenti, cioè predispongono in questo caso l'atleta al fallimento. Dai, adesso ragazze, cerchiamo di fare qualcosa. Cerchiamo vuol dire già c'è il dubbio, sto preconizzando l'idea che questa cosa possa non funzionare. Quindi qui salta fuori proprio il discorso del linguaggio cosiddetto come se. Facciamo, alziamo, schiacciamo, puntiamo, vinciamo, su qualsiasi cosa, tranne che proviamo e cerchiamo, giusto per darvi subito un po' di strumenti pratici. Può essere banale, ma credo che siano da evitare ogni tipo di negazione, no? Quindi non... Bravissimo, questo è un altro tema essenziale. Le negazioni possono in alcuni contesti anche andare bene, ok? E diciamo che se devo darti un comando diretto, è molto meglio dire stai tranquillo rispetto a non preoccuparti, proprio perché il cervello guarda pochissimo alle intenzioni del parlante. Il cervello registra le parole, ogni parola forma un'immagine e attenzione, visto che parliamo di sport, ogni immagine è collegata a reazioni del sistema immunitario ed endocrino. Tradotto, diventano ormoni, le parole diventano ormoni. E le vostre atlete e i vostri atleti vincono se hanno in corpo, per esempio, un mix perfetto fra adrenalina e dopamina. Se hanno in corpo cortisolo, perché gli dici non preoccuparti, non stiamo per perdere, non stiamo per rovinare tutto, ok? Oppure le sento, non roviniamo tutto adesso. Gli metti in testa, roviniamo, il tronco encefalico si accende, produce cortisolo, la performance sportiva cala. È fisiologico. La parola è un atto di performance che si traduce in chimica e quindi in vittoria o sconfitta, perché vinci anche se hai gli ormoni giusti in corpo. Sì, molto spesso ci insegnano che la famosa frase non sbagliare è la peggiore delle frasi possibili. Allo stesso modo può essere anche un'indicazione come stai tranquillo, comunque sottolineare, oppure può essere recepita come se me lo dice perché sono nervoso, è nervoso lui. Può essere una soluzione non delle migliori, no, stai tranquillo, stiamo calmi, non ci agitiamo. Esatto, esatto, bravissimo. Anche questo è un tema molto particolare. La frase stai tranquillo, per esempio, stai tranquilla, è una frase in sé potenzialmente buona. Dipende dal momento in cui la pronunciate. Cioè, se io mi trovo davanti a una persona un po' agitata o che potenzialmente ha una preoccupazione, per esempio perdere una partita, il mio atto di tranquillizzazione diventa di fatto un boomerang che mi si ritorce contro, proprio perché il mio stai tranquillo, vedrai che va tutto bene, tutto andrà bene, confligge con quello che io ho in testa. Cioè io ho paura di perdere la partita, tu mi dici stai tranquillo che andrà tutto bene. È in contrasto con quello che io sto pensando
quindi perdo fiducia nei tuoi confronti, perché il mio cervello inconscio dice: cosa? Sto perdendo la partita e questo mi dice di star tranquillo. Perdo quindi credibilità e di conseguenza diventa un po' più complesso poi gestire il resto. Per assurdo, quando ti trovi davanti un atleta che sta vivendo una condizione quantomeno preoccupante, puoi o cambiare completamente il discorso, ignorare il frame, si dice, cioè gli sposti l'attenzione da qualche altra parte, oppure gli dici quello che lui in quel momento sta pensando. Cioè gli dici, per esempio, guarda, ho visto anch'io che la situazione è veramente brutta. Si possono usare parole brutte, se in modo consapevole e poi per portare la persona a pensare a qualcos'altro. L'importante è evitare le consolazioni, chiamiamole stucchevoli, quelle del ma sì, tranquillo, vedrai, va bene, ce la facciamo. Perché se sono contrastanti con quello che la persona pensa, il cervello rettile si distanzia e dice: non posso fidarmi di qualcuno che dice cose che non corrispondono alla mia realtà. Quindi hai toccato un tasto molto dolente, dobbiamo stare veramente attenti. A volte meno consoliamo e più credibilità abbiamo. Il leader non sempre consola. Una cosa che hai detto mi ha colpito molto, leggevo di alcuni giocatori di José Mourinho, nel pre-gara riusciva a raccontare ai giocatori esattamente quello che poi sarebbe successo veramente. È anche vero che ci sono aspetti abbastanza banali se decontestualizzati. È chiaro che avremo dei momenti molto difficili durante la gara, perché ci sono sempre. Può essere comunque un buon stratagemma anche parlare di cose negative, in modo tale che però nel momento che i nostri giocatori le affrontano le riconoscano. Sono più per la prima idea, nel senso che comunque, salvo casi statisticamente irrilevanti, è presumibile che durante un'intera gara, un intero incontro, qualche momento, anche solo a livello di bioritmo, qualche momento di flessione arrivi. È normale, anche solo per stanchezza fisica o per il punto che non ti aspetti, ci può stare. Tanto vale preconizzarlo. L'importante è farlo, come tu hai già anticipato, in maniera costruttiva. Sono due tecniche da questo punto di vista che potete tranquillamente applicare con garanzia di successo. La prima è creare quella che si chiama una attribuzione di significato. Cioè, il cervello umano, quando si trova di fronte a degli imprevisti, tende a volergli dare un significato. Lo facciamo sempre. Leggiamo una notizia o capita qualcosa, ecco, vorrà dire che. Questo vorrà dire che di solito è ininfluente. In una gara, in un contesto dove la performance è richiesta, può fare la differenza tra perdo o vinco. Perché se uno prende 3 punti e non gli hai dato il suggerimento e uno pensa, ecco, vedi, si vede che sto perdendo, lì è fregato. Allora tu che cosa fai? Gli costruisci lo scenario e gli attribuisci in anticipo un possibile significato. Per esempio, ragazzi, potrebbe capitare che durante l'incontro ci sia un momento in cui magari pensate che le cose non vadano tanto bene. Questo vuol dire che siete particolarmente concentrati e siete pronti per la risalita. Cioè gli crei tu un significato, se no se lo creano loro e vanno in sbattimento mentale. Io ho a che fare principalmente con ragazze giovani, quindi adolescenti. Ogni anno faccio una sorta di ritiro nel quale affronto con le ragazze quelli che sono i nostri impegni e quali saranno, diciamo così, i pilastri sui quali voglio basare la nostra stagione. Chiaramente faccio dei discorsi che per ragazze di quell'età possono anche essere abbastanza intensi, e talvolta vedo degli occhi persi nel vuoto. Allora, volevo chiederti qualche consiglio. Quando facciamo queste sedute di team building, dove si parla molto di principi, di etica, dove si parla di sacrificio, di rinunce, quali sono le strategie migliori per far sì che le ragazze condividano questi messaggi positivi che gli stiamo mandando, però forse lontani dalla loro realtà? Allora, non c'è una regola aurea, perché dipende dalle ragazze, dipende dal momento in cui fai il discorso, dipende dal tipo di discorso, dipende da tantissimi fattori, e anzi invito a considerare la mia risposta dipende come una risposta molto professionale, perché chiunque vi dia una regola aurea senza conoscere il contesto e una serie di altre variabili rischia di darvi una regola, cioè, secondo me, poco seria, ecco, perché
io strutturo i discorsi in base al tipo di chimica che in quel momento riconoscono i miei interlocutori. Detto questo, a grandi linee, quindi ho voluto fare questo disclaimer professionale, secondo me, a grandi linee ti dico, quando chiedo qualcosa a qualcuno, quindi chiedo impegno, chiedo sacrificio, metto in campo quella che si chiama legge di reciprocità, cioè una legge secondo cui, una legge di che ha a che fare con la psicologia comportamentale, per cui quando tu dai qualcosa a qualcuno ti senti, come dire, in vantaggio psicologico, e quando ti chiedono qualcosa invece ti senti in una posizione, come dire, potenzialmente svantaggiosa, a meno che tu prima abbia ricevuto qualcosa in cambio. Quindi la sequenza in questo caso delle parole conta. Se io comincio con, faccio veramente adesso un esempio molto semplice, volutamente sintetico, per permettere di comprendere. Ciro, ti dovrai impegnare, ok? Devi farti un mega lavoro e ti chiedo sacrifici, ti chiedo sudore e ti chiedo determinazione, grinta e i sabati e le domeniche e la notte. Va bene in sé, però guarda dal punto di vista negoziale. Ti chiedo. Il tuo priming, cioè quello che fai come prima cosa, è stress. Cioè prendi le persone sullo stress, sul doverti dare delle cose, e questo produce una serie di dinamiche anche chimiche. Se invece io comincio, per esempio, Ciro, senti questa. Caro Ciro, noi possiamo vincere il campionato. Noi possiamo arrivare in cima alla classifica, vincere tutte le partite e tornare a casa trionfanti, perché ce la meritiamo, perché siamo i più bravi, e io voglio portarti là, al primo posto in classifica, a fare quello per cui tu sei nato, cioè vincere. Certo, serve un po' di impegno da parte tua. Sei disposto per quello a fare questo? Adesso io l'ho abbozzata perché sto creando a freddo un discorso, ma il senso è proprio a livello chimico. Prima ti metto in corpo tantissima dopamina, vincerai, sei bravo, sei nato per questo. Poi ti chiedo un po' di stress, ma a questo punto sei predisposto a concedermelo, ecco. È una questione di sequenze a volte. Prima dare, poi chiedere. Grazie mille. Molto, molto interessante. Invece ti chiedo una breve conferma, Paolo, perché per anni abbiamo un po' vissuto con quest'ansia della comunicazione non verbale. Alla fine, insomma, si è sempre detto che quello che diciamo è una percentuale risibile in base a quello che invece comunichiamo. So che tu non sei un estimatore di questa teoria, vorrei proprio una conferma che invece forse dobbiamo riportare al centro le parole che usiamo, il modo in cui le usiamo. Ti dico subito che anzitutto non è una questione che riguarda me e i miei gusti personali, cioè non è che io sono poco d'accordo con la teoria delle percentuali, è la scienza che non è d'accordo con la teoria delle percentuali, perché è una teoria che non sta in piedi, tanto che lo stesso autore di quelle percentuali non è d'accordo con se stesso quando dice: ho fatto uno studio in quella stanza lì quel giorno là, mi raccomando, nessuno ne parli fuori. Purtroppo il mondo della formazione è ricchissimo di salti in banco che leggono la copertina dei libri e basta, forse. Quindi questo è un tema importante. Non esiste la divisione in conta più la parola, conta più il gesto. Non esiste proprio per come funziona il cervello. Tanto che ti dico, se devo privilegiare l'aspetto linguistico non verbale, ti dico, privilegia l'aspetto linguistico. Perché se programmi il cervello con dei termini giusti, se fai un priming giusto, comunque ottieni una serie di ormoni che possono essere potenziati dalla comunicazione non verbale coerente, ci mancherebbe anche, che è importante, ok? Ma pensare solo di poter dividere in percentuali quanto conta una cosa con quanto conta l'altra è una cosa veramente, anzitutto, medievale, perché sono le slide degli anni 80 che anch'io ho letto e che anch'io ho insegnato, ma 20 anni fa, e poi produce proprio confusione nelle persone, perché uno dice: ma allora che caspita devo fare? Ci sono delle regole sicuramente, perché tu parlavi di cervello rettile, ti do i basic, cioè evita, mentre dai comandi alle persone, mentre dai le indicazioni, mentre Ciro fa il suo discorso ispirazionale, ovvio che è meglio se invece di toccarsi il naso sta fermo, ma non perché il naso sia stress, perché potrebbe venire interpretato come una leggera
incongruenza rispetto al dato linguistico. Stai fermo, sii centrato, respira bene, basta. Poi ovvio che se sei capace anche di utilizzare i gesti in modo appropriato, il messaggio ne viene amplificato, potenziato. Ma questa cosa del quanto pesa la parola, 3%, 7%, 12,4%, 15,5%, sono cose davvero medievali e che non hanno poi riscontro nella vita pratica. Quindi veramente tanto tranquilli, parlate bene, le parole giuste, nel giusto ordine, se state fermi è già una cosa molto fica e non serve tanto di più, ok? Così come insomma abbiamo parlato del fatto che la comunicazione non verbale ha un ruolo importante ma non determinante nella comunicazione, una cosa di cui tu parli spesso è quello dell'ambiente che ci circonda. Noi il momento più importante pre-gara lo viviamo all'interno dello spogliatoio, io con le mie giocatrici, gli altri con i loro giocatori, e nel quale cerchiamo di raccontare un po' quello che andremo a vivere insieme, ma cerchiamo anche di uscire da quella stanza tutti più forti, più uniti e pronti a. Concludo Paolo dicendo, ci sono delle, possiamo creare questo ambiente nei limiti dei possibili strutturali in modo tale che abbia dei colori, delle forme, degli oggetti, delle immagini che prepari noi e il nostro team a affrontare la partita? Allora sì, perché l'ambiente, come hai sottolineato in modo molto preciso, influenza i comportamenti delle persone. Si chiama embodied cognition, dico il termine tecnico anche per chi ci ascolta, per far capire quanto sia importante considerare questo elemento. E ti do delle indicazioni di principio perché poi io non bazzico moltissimo gli spogliatoi, quindi ho delle reminiscenze diciamo dalla scuola media e poi non ho più frequentato. Ho tentato invano, ma non è stato proprio, mi hanno fatto sapere che non era il mio mestiere fare quello. E in ogni caso, per esempio, le forme verticali sono molto buone in linea di principio proprio perché innalzano la propensione al comportamento nelle persone. Quindi mi ricordo questi armadietti super mega verticali, mettere le persone in condizioni di guardare quel tipo di forma, ad esempio, stimola moltissimo la produzione dei comportamenti richiesti. Non sono rilassanti, ma sono eccitanti. Quindi trovi persone, per esempio, che faccio un esempio davvero molto esemplificato, oddio. Molto semplice. Persone in stato di agitazione, per esempio, perché le cose non vanno esattamente come vorrebbero, guardare, non so, scaffali, armadietti di ferro verticali non è forse la migliore delle soluzioni. Quindi farle sedere, farle spostare in un posto in cui vedono qualcos'altro, vedono del legno. Fare il discorso ispirazionale di Ciro, che vuole produrre come comportamento la carica, la grinta, mettere davanti a queste persone appunto forme verticali, che può essere il vaso, la pianta, l'armadietto, favorisce appunto la dinamica comportamentale, come esempio super mega semplice. In ogni caso, bene tenerne conto. A volte è meglio stare in piedi, a volte seduti sul legno. Il colore, per esempio, che è una cosa facilmente gestibile comprando un po' il colore va benissimo. Noi abbiamo una palestra nell'ufficio e una delle pareti è rossa, proprio perché il rosso comunque accelera il battito cardiaco, favorisce molto l'eccitazione. Evitate il bianco se potete, perché è il colore proprio della morte cerebrale. Va bene, a meno che siate in sala operatoria, però il bianco è meglio evitarlo, ecco. Piccoli accorgimenti che si possono utilizzare. Appendere magari immagini di precedenti vittorie può aiutare? Assolutamente sì, proprio perché il cervello comunque, partite da un presupposto che il cervello registra tutto quello che succede intorno e incarna tutto quello che succede intorno. Quindi se io ti parlo e con la coda dell'occhio comunque vedo l'immagine di me stesso che l'anno prima ha vinto la tal partita, comunque un minimo di neuroassociazione con l'evento ce l'ho e comunque anche solo un ormoncino buono in più ce l'ho. Quindi l'idea che tu stai proponendo e che mi trova straordinariamente d'accordo e che è innovativa rispetto al mondo della comunicazione in senso lato è proprio quella del totale controllo di tutte le variabili che possiamo controllare. Quindi controllo le parole, controllo l'abbigliamento, controllo la respirazione, i dettagli ambientali, il colore, l'accessorio, il gesto. Tutto insieme produce chiaramente un cambiamento molto forte e radicale. Quindi se dovessimo scegliere una luce calda, una luce fredda, una luce forte, una luce debole, una luce naturale,
Allora, qui dipende sempre, ripeto, dagli effetti. Immaginando lo spogliatoio come momento preliminare rispetto alla performance, tanta luce va benissimo. Tanta luce bella chiara, il caldo rilassa un po' di più, non vi servono persone un po' più blande, ma vi servono persone iperstimolate, quindi iperluminosità, iperchiaro. In questo modo il cervello pensa, ok, è l'alba, è il momento in cui devo andare a fare... a conquistare la mia preda, che in questo caso è la partita, e questo vi favorisce con un linguaggio corretto, con gesti verticali, con tutta la psicogeografia, cioè come le persone vengono sistemate intorno, diventa allora ecco un bel combinato che produce risultati perfetti. Nel momento in cui andiamo in trasferta, ci troviamo in uno spogliatoio altrui, ci può essere un gesto, un oggetto, un qualcosa che ci fa ricordare comunque o di sentirci a casa o comunque di sentirci confortevole, cioè in una situazione positiva per andare a combattere anche se siamo, tra virgolette, in casa d'altri. Ok, allora, io su questo vado un po' controcorrente, nel senso che nel campo sportivo soprattutto, io ho lavorato con vari campioni di diverse, anche nel mondo della pallavolo, e calciatori, pallavoliste, eccetera. Io sconsiglio sempre, come dire, il rifarsi a oggetti o situazioni, che c'è molta anche, adesso passatemi il termine, scaramanzia nel mondo dello sport, quindi la maglietta che porta fortuna, il calzino buono, mi ricordo questa giocatrice di pallacanestro, i calzini porta fortuna. Il problema di agganciare il nostro stato d'animo, e questo molta formazione americana purtroppo ancora ci marcia, a oggetti esterni che non sono gestibili o controllabili, rischia, nel malaugurato caso in cui l'oggetto non sia disponibile, di creare uno scompenso. Preferisco fare questa operazione che tu hai suggerito, che comunque ha una radice molto interessante e molto valida, con il linguaggio. Cioè se io, per esempio, tu citavi Tre Cervelli, quindi suppongo che abbia letto alcuni dei miei libri. Se tu utilizzi, per esempio, lo stesso schema linguistico, pattern 1, più 2, più 3, a scelta tua, e usi sempre quello, le persone cominciano a sviluppare un'abitudine, è un condizionamento classico si chiama, per cui quando parli in un certo modo, quando usi certi schemi, accedono a certe sensazioni. Quindi una strategia potrebbe essere, prevede la lettura del libro e un po' di studio chiaramente, ma assolutamente sì. No, cioè come nel vostro mestiere, non ottieni risultati se non studi e non fai cosa. Potrebbe essere interessante avere dei pattern per quando vuoi motivarli, quindi combini, sai che io nei libri metto sempre vari ingredienti nel cervello rettile, vari ingredienti nella limbico, nella corteccia. Puoi stabilire delle routine, quindi per motivarli uso questo pattern, per quando siamo in trasferta uso quest'altro pattern, quando sono un po' giù di corda e voglio fargli ricordare cose buone uso quest'altro pattern. Se tu usi sempre la stessa struttura linguistica, dopo un po' ci vuole un attimo di addestramento mentale, ma ti basta iniziare in un certo modo per cui la persona che ti ascolta inconsciamente accede a quel tipo di livello che tu vuoi a cui acceda. Quindi è una finezza, è bella questa perché le parole le hai sempre con te e nessuno può portartele via. Io volevo chiedere sempre, facendo riferimento all'età molto giovane delle ragazze con cui mi approccio, quali possono essere le parole giuste da utilizzare con le giocatrici con le quali magari non riesco ad entrare in empatia perché comunque mi vedono come allenatore, quindi una posizione contrapposta, sono quello vecchio. Quali sono i modi per, diciamo così, scardinare questo muro? E allora, il primo modo è quello che hai appena descritto, cioè verbalizzare, ad esempio, quelli che potrebbero essere i pensieri ostili delle persone con le quali parli, è perfetto. Io mi ricordo quando ero veramente sbarbato, quindi 15 anni fa almeno, andavo a fare i corsi di vendita a venditori che avevano il doppio dai miei anni, avevo il problema opposto. Cioè io ero quello giovane e dall'altra parte c'era esperienza e età doppia della mia. Partivo sempre con si chiama vaccinare, inoculare, cioè dicendo, so perfettamente che voi mi vedete come quello ragazzino, quello giovane che magari ha poca esperienza e magari vi chiedete cosa viene a insegnarci a fare. Al contrario potrebbe essere, so perfettamente che voi mi vedete quello vecchio,
po' più vecchio, che magari vi dà gli ordini, magari neanche capite perché vi dice queste cose e magari pensate anche che sia un rompiscatole. Cioè, per rilassare il cervello rettile, la cosa più bella da fare è descrivere lo scenario tanto quanto ce l'ha lui in testa. Se tu pensi che le tue giocatrici siano più o meno afflitte da questi pensieri, ce li hanno comunque, tanto vale dichiararglieli, sgomberare il campo e quindi metterle a posto da questo punto di vista. E poi, ultimo consiglio, ricordatevi sempre le cornici di utilità. Cioè, quando io do soprattutto un ordine diretto a una persona o do indicazioni che potrebbero essere non propriamente digeribili, perché magari ti chiedo il lavoro extra, ti chiedo la fatica extra, eccetera, io devo trovare, io che le ricevo, devo trovare una utilità egoistica per fare questa cosa. E molto spesso noi diamo ordini dando, o indicazioni, dando per scontato che questa cosa sia implicita. Cioè io lo so che te, se gli dici fate 10 addominali in più, il gran finale sarà perché così sono più performanti e vincono. Tradurglielo. Adesso vi do da fare un esercizio, perché in questo modo per voi diventa più facile vincere. Prima ti dico perché ti do un ordine, perché nel tuo interesse ti do un ordine, e poi ti chiedo la pratica. Quindi se noi soltanto combiniamo, prima riconosco i tuoi potenziali problemi e te li dichiaro, poi continuo a darti indicazioni nella tua versione, ecco l'empatia come si crea. L'empatia non devi essere simpatico, abbracciarli, battere 5, o dirgli dai che sei figo, dai che ce la fai. Non crea empatia quello, crea anzi a volte antipatia. L'empatia è tradurre nel loro interesse linguisticamente. L'empatia è un atto linguistico. Te lo dico perché, te lo spiego perché, questo ti permette di, questo ti è utile per. Queste cornici linguistiche producono empatia e avete risolto praticamente qualsiasi problema. Grazie di cuore per il tuo tempo, veramente è stato molto molto interessante. Secondo, abbiamo dato più informazione in questa chiacchierata che in tanti corsi che siamo costretti a seguire. Come è un bel podcast, quindi fatene buon uso. Sì, veramente. E divulgate le parole magiche. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.